Ciao a tutti, sono Silvia. Chi ha visto il mio primo episodio si ricorderà che ho annunciato che avrei parlato un po' di tutte le avventure della mia vita e ho anche delle cose da fare vedere, di vecchi filmini che ovviamente non saranno di grande qualità, come non lo sono neanche questi a dire la verità. Penso sia arrivato il momento di parlare un po' anche di queste mie vite precedenti, fra cui appunto questa parentesi di 9 anni vissuti in Nuova Zelanda. Molti ci hanno chiesto e ci chiedevano soprattutto all'epoca: ma perché proprio siete andati in Nuova Zelanda? In un momento in cui ancora non c'era questa moda di quel paese, tant'è che molti pensavano: ma dov'è sta Nuova Zelanda? Fa freddo, pensavano qualcosa tipo Alaska, non lo so. Eravamo nei primi anni 90, un periodo abbastanza difficile. Io ero diventata mamma e sentivo la responsabilità di far crescere un figlio e ci siamo detti: ci sarà un posto dove si può vivere meglio? E un po' perché sia io che mio ex marito avevamo viaggiato molto, quindi siamo andati un po' ad esclusione, finché a un certo punto sta Nuova Zelanda ci sembrava un posto quantomeno da esplorare. Così, un po' come i vecchi pionieri, ci siamo avventurati. Siamo partiti bracca e burattini col nostro figlio, che all'epoca aveva solo 2 anni, e siamo arrivati lì. Nuova Zelanda, all'epoca 4 milioni di abitanti in un territorio che è praticamente grande come l'Italia, anzi ha addirittura la stessa forma dell'Italia, e 40 milioni di pecore. Porca miseria, ma quante pecore c'hanno? Praticamente per ogni abitante ci sono 10 pecore. Quantomeno avranno un buon pecorino. Ma che pecorino? Non ce l'hanno il pecorino, ma proprio per niente. Dice: ma come? E lì abbiamo scoperto che, ignoranti, vero? Ci sono le pecore dal latte e le pecore da lana. In Nuova Zelanda sono solo pecore da lana e da carne, perché si mangiano gli agnellini, vabbè. A quel punto abbiamo detto: beh, cavolo, ci avranno dei bei golfini di lana. Ma che, manco golfini di lana? Vabbè, lasciamo stare. Dice: ma che ci fanno tutta sta lana, tutte queste pecore? La esportano. Intanto parliamo un po' di pecore. Queste pecore sono un po' un simbolo della Nuova Zelanda. Se tu vai appena un po' fuori dalle grandi città, che poi c'è Auckland e Wellington, che è la capitale, ma ci sono meno abitanti che a Auckland, se tu esci un minimo, tu vedi che tutti hanno ste pecore, ma tante. Ad esempio, in molte località turistiche, visto che non è un paese che offre monumenti o altre cose, ci sono una serie di cose sì da vedere, che sono soprattutto relative ai paesaggi, perché i paesaggi sono straordinari: spiagge stupende, deserte anche in piena estate. Un posto a livello naturale, dicono e posso confermare, tra i più belli al mondo. Fra l'altro, per un breve periodo ho anche fatto la guida turistica. Le tappe sono un po' le solite: la città di Auckland, dove non ci sono monumenti da far vedere, allora magari ti metti lì, racconti un po' lo stile di vita, le cose che fanno, eccetera, e poi comunque si prosegue giù e si va alla Rotorua, che è un posto dove sottoterra ribolle il magma ed è un posto dove vedere geyser e soffioni meravigliosi. E poi in questi giri turistici ti portano in queste fattorie che ormai sono diventati luoghi di dimostrazione di come questi neozelandesi sono bravi con le pecore. Ed ecco che vi faccio vedere alcuni di questi show che venivano fatti con le pecore. Thank you.
Mi sembra di aver sentito dire che, giustamente, le associazioni di protezione degli animali nel tempo sono un po' arrabbiate sul modo in cui queste povere pecore venivano trattate e anche a fini dimostrativi per i turisti. Almeno mi auguro che adesso non facciano più cose un po' pesantucce nei confronti di questi animali. Questo però all'epoca era quello che facevano. Pecore delle quali i neozelandesi sono molto molto orgogliosi. Un anno ho portato mia figlia piccola a Christchurch, lei aveva mi sembra sui 4 anni e ancora non aveva visto la neve, visto che lì ci sono montagne con gli impianti da sci, ho deciso di portarla lì, avevo preso un bed and breakfast ai piedi della montagna e questo signore padrone del bed and breakfast aveva naturalmente il suo grosso gregge di pecore di cui andava molto fiero e quindi pomeriggio si offrì di portarci a visitare questo sue prati sterminati pieni di pecore e ci montò me e mia figlia sul suo camioncino e lì ci raccontava e si vedevano tutte ste pecore, dico belle, sì sì tutte ste pecore. A un certo punto sto qua apre lo sportello, si butta di sotto dal camioncino che peraltro continuava ad andare. Io ho detto ma questo che fa? È matto, prendo, mi butto sul freno a mano, tiro il freno a mano perché altrimenti noi si andava a sbattere contro le pecore perché poi non è che ci fosse granché, c'erano pecore, campi, un recinto in fondo. Poi guardo e dico, ma che fa sto qua? Lo vedo che si butta addosso a una pecorona. A quel punto io e mia figlia assistiamo a questa scena. Madonna, guarda lì. Incredibile. Ti fa impressione non guardare, Bianca? Ti fa impressione? Oddio, guarda, che cosa incredibile! Ti ha fatto impressione? No? No, il pecoraio, insomma pastore, si era accorto che questa povera pecora era in difficoltà a partorire e quindi ha fatto discorsi, ha preso, si è buttato fuori dal camioncino lasciandoci a noi due dentro, il camioncino ancora andava, il motore e tutto, e si è messo lì ad aiutare la pecora a partorire. Ti vedi te Bianca? Sì. Ora vedi, sono vivi, belli tranquilli, la mamma se li lecca, hai visto come si nasce presto? Sì. Io avevo sta videocamera, ma erano le vecchie videocamere, in mano e ho ripreso un po', ma ero mezza sconvolta anch'io ed ero molto preoccupata per mia figlia che era lì piccinina, anche lei testimone di questa scena quantomeno impressionante. Ma te ti sei un po' impressionata a vedere quella scena del parto dell'agnellino? No. È suonata una campana, vero? È vero. E questa è stata la nostra avventura più incredibile con le pecore. In realtà ho pensato di parlare di pecore perché ho detto do qualche accenno della Nuova Zelanda, parlo di pecore e così posso anche introdurre uno dei miei autori romanzieri preferiti che è Murakami Haruki. Questo libro in particolare si intitola proprio Nel segno della pecora, anche se ce ne sono altri dove ricompaiono le pecore. Intanto vi parlo di Murakami, che è un autore giapponese, tuttora in vita, e anzi gli ultimi suoi 2 libri non li ho ancora letti. Qui c'è parte dei libri di Murakami.
Ho scoperto quest'autore perché quella che è stata la mia più grande amica mi regalò un libro che si chiama L'uccello che girava le viti del mondo, e non è uno dei primi, quindi io l'ho letto, diciamo, a zig zag quest'autore. Ho iniziato con questo, che molti direbbero che è un mattone, ed era un periodo tra l'altro invernale come adesso, faceva freddo, ero venuta qui in campagna per le vacanze di Natale e iniziai questo libro, ed era un libro veramente strano. A un certo punto dici, cavolo, ma che sono ste storie? C'era per esempio questa cosa che ogni tanto qualcuno prendeva e si infilava in crampuzzo. Io che sono claustrofobica, fra che faceva freddo, era inverno, questo si infilava nel pozzo, ho detto, madonna santa. Però non riuscivo a smettere di leggere questo libro, perché questa è la prima cosa che voglio dire di quest'autore: lui ha uno stile straordinario, scrive da Dio. Quindi, nonostante le... quante pagine sono queste? 800 e passa pagine, me lo divorai. A quel punto ho cominciato a leggermi un po' tutti i libri di Murakami. Come già ho detto molte volte, le storie non me le ricordo più. Potrei andarne a ristudiare tutto quello e quell'altro. In realtà, quello che io voglio passare come messaggio sono le emozioni che questi libri ti danno. Non è che voglio mettermi a fare una critica letteraria, non ne sarei all'altezza. Vi posso dire quello che io ho recepito da questi libri, al di là dello stile stupendo di scrittura. Murakami parla molto di solitudine. I suoi personaggi si incontrano, fanno anche dei percorsi di vita insieme, ma poi fondamentalmente sono sempre soli con se stessi. E la cosa straordinaria è che, per quanto incredibili e diciamo surrealisti siano i suoi libri, non è un caso che quest'autore piace moltissimo ai giovani, i suoi personaggi non sono strani, straordinari, supereroi, sono persone semplici che mangiano, dormono, fanno l'amore, vorrebbero incontrare qualcuno, magari hanno già avuto delle storie che sono finite, che si trovano a vivere delle situazioni surrealiste, o addirittura qualcuno le definisce oniriche. Il primo libro che vi consiglio di leggere di Murakami è Norwegian Wood. Di tutti i romanzi di Murakami, Norwegian Wood probabilmente è quello meno surreale, un ragazzo in cerca della sua identità, per certe cose è un personaggio che assomiglia al giovane Holden di Salinger, che non a caso credo fosse tra i suoi autori preferiti. Per quanto riguarda L'insegno della pecora, fa parte di una trilogia e sono invece i primi tre che lui ha scritto, anche se poi Norwegian Wood è quello che gli ha dato la notorietà in tutto il mondo. La storia è abbastanza incredibile, è questo signore che a un certo punto, sempre abbastanza giovane, sui 30 anni, la moglie lo lascia, lui si ritrova in una situazione strana in cui a un certo punto gli viene proposto di andare a cercare una pecora. Lui deve ritrovare sta pecora. A proposito di solitudine, qualche brano di questo libro all'inizio, perché ovviamente non voglio spoilerare per chi volesse poi leggerlo. Comunque, come ho detto, lui è stato lasciato dalla moglie. Andai in camera da letto e aprì uno dopo l'altro tutti i suoi cassetti, ma li trovai vuoti. Aveva lasciato soltanto una vecchia sciarpa mangiata dalle tarme, tre attaccapanni e un sacchetto con della naftalina. Si era portata via ogni sua cosa, dalla prima all'ultima. Tutti i cosmetici stipati nell'armadietto del bagno, tutti gli oggetti che normalmente trovavo sparsi ovunque, bigodini, spazzolino da denti, phon, farmaci misteriosi, assorbenti, tutte le scarpe, dagli stivali ai sandali, alle pantofole, la cappelliera, la bigiotteria che aveva riempito un cassetto, le borse, le valigie, i borsellini, la biancheria, e le calze sempre ben piegate. Non aveva lasciato nulla, assolutamente nulla che la ricordasse. Chissà che non avesse persino cancellato le sue impronte digitali. Presi gli album delle foto, le sue le aveva staccate tutte. Quelle in cui eravamo fotografati insieme le aveva tagliate a metà, si era portata via la parte in cui si vedeva lei e mi aveva lasciato l'altra. Invece le foto che ritraevano me, qualche paesaggio, qualche animale, non le aveva toccate. Ormai in quei tre album era raccolto un passato soltanto mio, disposto con ordine. C'ero io in montagna, io lungo un fiume, io con dei cerbiatti, io con un gatto. Sembrava che fossi sempre stato solo e che lo sarei sempre stato. Chiusi gli album e fumai due sigarette. I giapponesi fumano un botto, Che altri libri ci sono di Murakami che vi posso segnalare? Kafka sulla spiaggia, un altro abbastanza famoso, L'uccello che girava le viti del mondo, questo è il primo che ho letto, aiuto. E a proposito di pecore, ma lo sapete che quel ragazzo che ha riportato la baronessa a casa l'ultima volta fa il pastore? E ora sono diventati amici lui e la baronessa. Venite con me che ve lo faccio vedere. Consolata presto la baronessa, Ciao
compenso. Ciao, buon divertimento. Mine. Ciao, ciao. And take my whole life to, 'cause I can't help falling in love. Sì, sì, proprio con quella faccia a mischia. Quando soffiò. Ecco, ma come dire, non mi apre nessuno? Vai, perfetto. Okay.